Oggi un video velocissimo, o meglio, un'anteprima velocissima. Chiedo venia per il capello, ma cioè, siamo finalmente in estate, io felicissima. Ma quando arrivano questi periodi così caldi, è una tortura registrare video. Non so, sicuramente l'avete sentito anche da altri youtuber, dobbiamo chiuderci dentro. Quindi io ho il balcone chiuso. Tra l'altro a quest'ora sul mio balcone batte il sole, quindi ho un sole pazzesco, tutto il fuoco sacro che vuole entrare dentro di caldo, quindi devo però comunque tenere il balcone chiuso perché ovviamente deve essere tutto protetto per i rumori, quindi cioè tipo a volte non sentite me ma magari si sente l'ambulanza a 20 km di distanza o il cane abbaiare o che ne so il rumore della moto, quindi bisogna stare chiusi dentro, cosa che d'inverno, d'autunno, anche in primavera no problem, ma d'estate le dura. Quindi io sto incominciando a traspirare, ho preferito alzare i capelli, tutto questo per dirvi perdonate il capello molto molto sciura casalinga. Va bene, veniamo a noi. Allora, dicevo, comunque credo, spero, cerco di fare un'anteprima velocissima perché finalmente siamo arrivati al video tanto richiesto, uno dei tanti, perché quello dell'ultimo prima di questo era strarichiesto, quello del video Ulshin, di tutti i costumi che ho preso, ma adesso siamo arrivati all'altro video strarichiesto. Strarichiesto qui, strarichiesto su Instagram. Mi raccomando, a proposito, ma voi mi seguite su Instagram? Venite lì, perché lì ci sono H24, perché lì seguite la mia vita nelle stories, perché se voi state vedendo in questo momento questo video, sapete, se siete iscritti a Instagram, che io sono al mare, o meglio sono in piscina, sono nel mio posto felice, e quindi se volete seguirmi e vedere dove sono, venite lì su Instagram e mi raccomando iscrivetemi, seguitemi, anche perché lì metto comunque sondaggi, vi chiedo i video da scegliere, i video da vedere, ci sono un sacco di cose, lì ci sono i reels che non posso mettere qui, insomma venite anche lì. Ma se siete di passaggio qui incuriositi dal argomento barra titolo del video, mi raccomando iscrivetevi anche al canale, non dimenticate di cliccare qui sulla campanellina per essere sempre avvisati di ogni nuovo caricamento. Perché se avete l'applicazione di YouTube attiva sul cellulare, quando io pubblico un video vi arriverà un pop-up. E basta, detto ciò, dopo questo fantastico momento di autopromozione, vi chiedo un pollicino in su a questo video, così, senza neanche ancora averlo visto, perché in fondo, se siete finiti qui, questo genere di video vi piace, quindi... Ma... Veniamo a noi. Allora, vi dicevo, finalmente il video più richiesto fra i più richiesti. Oggi abbiniamo tutti, e dico tutti, i costumi spaiati che ho comprato negli ultimi video che avete visto. Quindi i costumi di Calzedonia, i costumi di Tezenis, il costume di Zuiki e tutti, ma dico tutti, i costumi di Shein. Riuscirò a trovare l'abbinamento sotto alla marea di sopra che ho comprato? Lo scopriremo nel video, quindi adesso ho cercato di fare un'anteprima velocissima perché non so quanto durerà questo video, cercherò di essere rapida negli abbinamenti e vi rimando alla visione del video, quindi adesso cambiamo inquadratura e vediamo tutti gli abbinamenti. Allora ragazze, per la serie ci piace vincere facile, io comincerei dal primo. Uno degli ultimi che ho acquistato, questo è di Calzedonia, l'avete visto negli ultimi video, forse nell'ultimo. Questo lo abbinerò con il nero sopra, oppure lo abbinerò con il bianco. Quindi togliamo questo. E qui diciamocela tutta, veramente ci piace vincere facile. Eccolo qui. Altro costume che abbiamo visto, che ho preso spaiato, solo il sotto, questo è di Zuiki, è estremamente glitterato, è un bellissimo grigio argento e lo abbinerò con questo che invece ho preso da Tezenis. Questo è tutto argento, ovviamente mi raccomando fatemi sapere se gli abbinamenti che faccio vi piacciono oppure datemi altri consigli se vedete qualcosa che può starci su meglio fra quelli che ho. Questo e questo. Altro costume è questo di
Zenis, questa era la linea denim, è bellissimo, ha l'interno giallo e ho pensato di abbinarlo con questo giallo perché richiama le cuciture, ma ho appena notato che questo giallo, l'elastico, nel tempo, dall'anno scorso a quest'anno, ho provato a tirarlo, è andato. Quindi addio giallo, se non ne trovo un altro giallo comunque lo abbinerò con questo che è blu. E quindi anche se è un blu leggermente diverso, comunque a distanza non si nota ed è ugualmente bello. Ragazze, vorrei farvi vedere la devastazione di costumi che c'è intorno all'area di questo cellulare con cui sto registrando. Allora, vi faccio vedere tutti i vari abbinamenti che sto creando. Questo è il costume di Zenis, bellissimo. E sotto ho deciso di abbinarci questo che è di Calzedonia, il mio classico solito con i fiocchettini, ci sta molto carino, secondo me molto bene perché comunque richiama il lilla. Oppure mi piaceva tantissimo anche con il giallo, però questo appunto, come abbiamo detto, è distrutto, quindi domani di corsa a vedere se lo trovo. Poi anche mi piaceva, sapete che amo i contrasti, questo abbinamento con il pesca. Fatemi sapere quindi se vi piace di più con il pesca, con il lilla o volendo anche col giallo. Fatemi sapere voi, consigliatemi perché io sono estremamente estremamente indecisa. Poi togliamo questo, togliamo questo. L'altro sempre di Zenis a cui trovare un sotto era questo, questo è quello bellissimo, tutto super straluminoso, anche questo stesso discorso. Ho pensato il lilla che ci sta benissimo, oppure sempre per i contrasti che amo il pesca, ditemi voi, oppure ancora il giallo che è comunque pazzesco. Quindi attendo vostre qui nei commenti. Altro costume di cui devo trovare compagno era questo. Qui vedo che si vede, la luce lo sfasa un po', vediamo se la spengo, aspettate. No, peggio che andare di notte, comunque l'avete sicuramente visto nei negozi. Ecco, qui si vede meglio il colore, è proprio questo così da vicino. E ho deciso di abbinarci sopra questo, che è uno di quelli che ho preso da Shein. Visto così vi sembrerà diversissimo, ma in realtà questo colore è l'esatto colore del bordo del fiorellino. Guardate, è identico, vi assicuro, questo abbinamento mi piace tantissimo. Mannaggia, questo lo metto più da vicino così si vede bene che il colore è simile. Questo mi piace tantissimo. Altro abbinamento che vi faccio vedere, sempre Calzedonia, dovevamo abbinare questo molto sirena, carinissimo, lilla, finisce in Tiffany. Purtroppo non ho un Tiffany da metterci sotto, ma ho il lilla, come avete visto prima, eccolo qui. Sempre di Calzedonia, collezione dell'anno scorso, se non ero 2 anni fa, non ricordo. E ci sta perfettamente, secondo me è praticamente identico. E ci sta bene, 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 bene. Poi, ancora abbinamenti. Allora, c'è questo, sempre di Calzedonia, con cui potrei abbinarci il mondo, perché ci sono tutti i colori del mondo, quindi potrei metterci un giallo, sempre se lo trovo, e potrei metterci un fucsia, ma ho deciso di metterci questo, che è sempre di Calzedonia, di una collezione, credo l'anno scorso, non ricordo, che ci sta secondo me benissimo. E andiamo avanti perché ce ne sono ancora una marea. Cominciamo con la valangata di costumi di Shein. Avete visto nel video scorso quanti ne ho acquistati. Prima ne abbiamo visto uno solo, il triangolino color lavanda. Adesso ci piace vincere facile, quindi cominciamo col più semplice, questo, che posso abbinare col bianco, oppure posso abbinare ovviamente col blu, oppure posso abbinare col rosso. Quindi ragazze, ho una vasta, vastissima scelta, ma chiedo a voi, ditemi qual è l'abbinamento che preferite, rosso, blu o bianco? Lascio a voi la scelta, scrivetemelo nei commenti. Anche qui potremmo dire
ci piace vincere facile, ma in realtà vi dirò, ho un po' di difficoltà perché stranamente per quanto riguarda il rosa, il fucsia come sotto piatto piange veramente. L'unico che ho è questo, che è di un fucsia più scuro, ma purtroppo non ho altro. Devo passare comunque domani a vedere per il giallo, vedo se trovo qualche altro rosa. Comunque non è proprio molto molto diverso, chiedo scusa se ogni tanto si muove il cavalletto, non è tanto 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 diverso. Vi faccio vedere da vicino così vedete, è un po' più scuro. Ditemi voi se secondo voi è pazzesco, è carino. Ovviamente io l'avrei, siccome mi piacciono i contrasti, messo giallo, richiamava anche le palline, ma purtroppo, come abbiamo visto, il giallo su cui tanto facevo affidamento mi ha abbandonato nell'elastico, quindi... Ma comunque vi farò sapere, o meglio lo scoprirete su Instagram vedendomeli indossati, se sono riuscita a trovarli gialli e un po' di rosa. Altro giro, altra corsa, questo è quello pazzesco, super psichedelico, con tutta quella ferraglia di cui vi ho detto, orribile, che ovviamente toglierò, ma visto che non ne avete avuto modo di vederli, secondo me, da vicino, pardon, non so se sono riuscita a fare le slide nel video precedente, lo lascio così lo vedete qui. Questo ovviamente si toglie, quindi andrà via, non lo terrò. E l'abbinamento che ho trovato perfetto per questo è questo qui. Ragazze, secondo me è perfetto e mi piace tantissimo. Il lilla è andato alla grande nei miei acquisti di quest'anno, ma purtroppo non ho nulla da abbinare a questo come sotto, e quindi, siccome adoro i contrasti, andrò di contrasti. Qui non si vede, mannaggia, il colore è completamente alterato, ragazze. Niente, è estremamente alterato. Questo è un bellissimo verde Tiffany, molto 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 carico. Vi assicuro che è pazzesco, mannaggia, ma cioè il colore è completamente diverso. Questo, immaginate il color Tiffany, eccolo. Un Tiffany molto molto carico. Ancora vincere facile con questo fiorato, sempre di Shein. Eccolo qui, mi raccomando ragazze, man mano che vi chiedo consiglio, mettete in pausa il video e scrivetemi nei commenti i vari abbinamenti che preferite. Questo lo posso abbinare col bianco oppure con il fucsia. Secondo me è molto molto più carino col fucsia, però come sempre io ascolto voi, quindi ditemi che cosa ne pensate, scegliete. E niente, ci ho dato tanto tanto dentro anche con il rosa ed il fucsia, quindi mi sa che dovrò premunirmi di acquistare veramente dei nuovi fucsia, perché questo, se andrà per la maggiore, lo rovinerò a brevissimo. Questo ovviamente mi piace tantissimo il contrasto col fucsia, quindi seguirò i bordini e i laterali che si vedono e andrò a contrasto con questo. Ragazzi, anche lilla va per la stragrande, quindi mannaggia a me che quando le ho acquistati l'anno scorso non ho fatto scorta, perché anche questo lo abbinerò con questo lilla, e a furia di utilizzarlo così tanto ovviamente mi saluterà prima o poi. Aspettate che io mi dimentico sempre di togliere tutte queste etichette, ecco qui. Allora, vi dico che non è proprio identico, avrei preferito stesso colore, quindi o Tiffany o questo lilla un po' più scuro. Vedete, è diverso, ma purtroppo non ho altri abbinamenti, ovviamente per ora. Andiamo di viola, ragazze, preparatevi allo shock. Ta-da! Io amo alla follia i contrasti, non posso farne a meno. Secondo me questo abbinamento è pazzesco. È bellissimo, adoro, adoro, adoro. Fatemi sapere se vi piace. Il pitonato con l'argento e tutti questi colori che riflettono un po' il rosa, un po' il verdino, non so se si nota. Qui ovviamente non è che ci sta grande, che c'è grande scelta, quindi posso abbinare o il bianco oppure il grigio argento che ho preso da Zuiki. Ditemi voi, secondo voi, quale sta meglio. Secondo me meglio il bianco, ma aspetto vostre. Il rosa baby, eccolo qui.
Allora, gioco facile con il fucsia perché non ho un rosa da metterci sotto, oppure questo che ovviamente voi vedrete falsato perché è quello di prima. O no, sì, voi vedete blu, ma ragazze è un bellissimo, bellissimo ottanio. Mannaggia, io non riesco a capire perché, vediamo se qui niente, diventa turchese, ma in realtà è un bellissimo ottanio. E l'abbinamento vi assicuro che è pazzesco, mannaggia che non lo vedete, è troppo bello. Qui anche ci piace vincere facile, questo era davvero facilissimo da abbinare, ragazze, è praticamente identico. Altro gioco facile, questo con le farfalle, carinissimo, eccolo qui. E anche questo lo possiamo abbinare facilmente. Vincendo molto facile col bianco o vincendo anche facile con il lilla. Fatemi sapere quale dei due abbinamenti preferite, se col lilla o se col bianco. Altro colore, eccolo qui, è questo bellissimo color bougainville, secondo me. Anche qui potrei vincere facile con il lilla. Ma ragazze, questo pesca, secondo me, sapete i contrasti, adoro, ditemi voi se vi piace. Vi faccio vedere anche questo che però voi non vedrete, immaginate un ottanio, non è questo blu, mi sto dannando, ma perché non lo vedete? Provo a abbassare un po' le luci. No, niente da fare, non fa altro che alterarlo, non c'è niente da fare. Vi stupirò. Altro lilla, questo è molto più carico, più scuro. Potrei abbinarlo con questo, ma anche no. Potrei con il mio salvavita super contrasto, ma non so. Ragazze, mi piace col turchese che voi vedete di un altro colore. Vabbè, si è capito che la mia videocamera odia questi colori. Comunque, vi assicuro che è pazzesco e non è questo colore. Immaginate un turchese. Anzi, un azzurro, è proprio lui. Ragazze, gli ultimi due. Allora, questo che voi vedete azzurro è bellissimo, Tiffany, proprio Tiffany, 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 ma voi lo vedete azzurro. E questo Tiffany io lo vorrei abbinare, visto che non ho un sotto Tiffany, con questo che in realtà voi vedete di un turchese, ma è azzurro. È un contrasto bellissimo, pazzesco, che voi vedete anche a contrasto, ma non è il contrasto reale perché in realtà dovrebbe essere Tiffany azzurro, diciamo cielo, invece voi vedete turchese chiaro e turchese scuro. Vabbè. Volendo anche con questo che voi vedete ugualmente blu, quindi in realtà questo è ottanio, ci sta benissimo, ma purtroppo vedete i colori completamente alterati di questi. Non so perché questi due colori me li altera. Vabbè. Il penultimo, eccolo qui, ragazzi, ho lasciato l'osso duro per ultimo. Questo è il penultimo, ovviamente, anche qui ci piace vincere facile. Qui questo che voi vedete uguale a questo colore, cioè lo vedete quasi uguale. In realtà è tutto molto più chiaro. Questo è il solito azzurrino cielo, questo è azzurrino cielo. Comunque, diciamo che nonostante i colori siano sfasati, ci sta bene. Potevo metterci anche il giallo, ma ve l'ho fatto vedere in tutte le salse il giallo. Vabbè, ve lo faccio vedere. Eccolo qui, avrei potuto metterci anche il giallo, ma abbiamo visto che l'elastico è andato nel tempo e quindi niente da fare, a meno che io domani non lo trovi. Potrei metterci anche il lilla, perché c'è un po' di lilla, ma ce n'è davvero poco mischiato, quindi ditemi voi se lo preferite con il lilla, che comunque c'è, eccolo qui. Quindi se lo preferite con il lilla oppure se vi piace di più con l'azzurro, fatemi sapere voi nei commenti. E adesso prendiamo l'ultimo che è veramente un osso duro. Ecco qui, l'ultimo è questo bellissimo grigio lavagna che voi vedete un po' alterato. Allora, ragazze, questo potrebbe essere un osso duro, ma fondamentalmente stavo riflettendo anche no, perché col bianco ci sta bene tutto, quindi potrebbe andare col bianco. Fatemi sapere quale vi piace di più. Quindi col bianco potrebbe andare tutto,
Poi ho questo verde salvia che voi vedete alterato, ma in realtà è molto tutto molto tenue, quindi ci potrebbe stare. Ho l'ottagno, ci provo, ma ovviamente non si vede bene. Volendo, ci starebbe benissimo anche questo lilla che quasi mi dispiace di sfruttare per tutti, perché si distruggerà e uno solo, Calzedonia l'ha fatto l'anno scorso, non l'ha più riproposto. Eccolo qui. Oppure ancora, sempre con il pesca. Oppure ancora, sempre se lo trovo, col giallo. E basta, ragazze, questi sono tutti gli abbinamenti fatti. Allora, ragazze, sono riuscita ad abbinare tutto, qualcosa sì, qualcosa no, nel senso che ho comunque abbinato tutto, ma c'è qualcosina che ancora non mi convince, quindi io continuerò a cercare sotto, devo andare dalle mie spacciatrici brasiliane di sotto brasiliani, anche se vi dirò, in realtà io sono già andata più di una volta a implorare un sotto giallo perché il mio si è rovinato, come avete visto, l'ho preso quest'anno, bellissimo, l'ho messo l'anno scorso, l'ho preso quest'anno per fare questi video e ho notato, cioè, come l'ho preso in mano. Avete presente quando senti che l'elastico all'interno si allarga, si sbriciola e così resta? Ecco. Quindi devo assolutamente trovare un sottogiallo pazzesco come piace a me. Ma perché Calzedonia non fa mai un costume giallo pazzesco? Va bene. Detto ciò, mi raccomando, lasciatemi qui sotto nei commenti, scrivetemi nei commenti quale abbinamento vi è piaciuto di più, quale abbinamento vi è piaciuto di meno, se vi sono piaciuti tutti, quale, insomma, scrivetemi tutto quello che volete. E ci vediamo al prossimo video. Ovviamente scrivetemi anche se vi è piaciuto questo video e ci vediamo al prossimo video che mi sa sarà ancora sui costumi. Quindi restate collegate e sintonizzate, non vi dico che tipo di video sarà sui costumi e niente, per vedermeli indossati sicuramente se siete passate su Instagram me li state vedendo in tutti questi giorni da già dal lunedì. E va bene, basta. Ci vediamo al prossimo video. Mille baci baci!